Non lite ordinem turbare, non turbate lo schieramento. Unus quisque, ciascuno, Romanos suos accipiet. Ciascuno prenderà i suoi romani, ciascuno avrà il suo romano. Sempre dal fondo dello schieramento arriva l'invito a non spingere troppo. Eo, nolite urgere a tergo. Ei, non spingete urgere a tergo, da dietro. Mentre Asterix e i suoi vanno alla carica, i romani sono un po' titubanti. Hanno bisogno di essere spronati. Agite, muovetevi, quid expectatis, che cosa aspettate? Procurrite milites, avanzate soldati, avanzate di corsa. I romani subiscono una clamorosa sconfitta. Per annientare Asterix e gli abitanti del villaggio non resta che impedire loro di uscire, circondando il villaggio con una palizzata insormontabile e sorvegliata a vista. Ma Asterix e Obelix non ci stanno. Asterix ingaggia il prefetto in una singolare sfida, affermando di riuscire a compiere l'intero giro della Gallia malgrado l'opposizione dell'esercito romano, riportando al villaggio delle specialità culinarie delle diverse città galliche. Il prefetto accetta, impegnandosi in caso di sconfitta a riconoscere la disfatta e a smontare l'assedio. Nel loro giro della Gallia, alla ricerca delle specialità culinarie, i due arrivano alla casa di un certo Denunziatix e chiedono ospitalità. Ostium pulsabo, esclama Obelix, busserò alla porta. Ma Asterix cerca invano di trattenerlo. Obelix, ne pulsaveris. Obelix, non bussare. Il problema di Obelix è che, dotato di una forza immane, non è in grado di misurarla, per cui usa la stessa forza sia per abbattere i nemici che per bussare alle porte. Di qui il monito e il rimprovero di Asterix. Te l'ho detto, iterum, più e più volte, te l'ho detto tante volte, ne pulses ostia, non bussare alle porte, ne pulses portas, non bussare alle entrate, Ianuas alle soglie, ai battenti, eccetera. Me ne sono dimenticato, oblitus sum, ammette Obelix. Intanto Denunziatix si affaccia alla porta e chiede: che c'è di nuovo? Che ne sarà dei nostri Asterix e Obelix? Ci si potrà mai fidare di un gallo con questo nome?